presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, ha incontrato al Cursal di Jesolo, l'azienda di promozione turistica provinciale, i sindaci dei comuni del litorale adriatico, Jesolo, San Michele al Tagliamento, Chioggia, Caorle, Eraclea e Cavallino Treporti, per l'annuale programmazione delle iniziative di sicurezza e controllo delle spiagge. Dopo l'esperienza positiva delle scorse estati, la provincia di Venezia organizza per il quinto anno consecutivo il potenziamento della sicurezza nelle spiagge. Il servizio partirà dal 17 giugno fino al 30 agosto e saranno garantiti dagli agenti di polizia provinciale 54 giorni di servizio attivo, con l'impegno di 18 pattuglie per la tutela di migliaia di turisti e per difendere i commercianti che operano nel rispetto delle regole. Non è che ci interessi colpire questi poveri disgraziati che in spiaggia vendono questa merce contraffatta o comunque di illecita provenienza. Ci interessa però arrivare attraverso un processo di catene, di filiera, a dove si trova effettivamente il business, che è un business del tutto illegale, fatto probabilmente da attività strutturata illegalmente. Quindi questo è un fenomeno che bisogna prenderlo seriamente come decisione politica e come volontà complessiva di affrontarlo. Stiamo parlando di un fenomeno, perché forse la gente non si rende ancora conto, di un turista che viene disturbato ogni 50-60 secondi. Stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di fenomeno pittoresco, eccetera. Stiamo parlando di questo, un fenomeno strutturato, una cosa che adesso davvero disturba. Prima dicevamo il tavolo, che ci sono ormai dei turisti tedeschi, per noi sono turisti preziosissimi, fidelizzati, eccetera, e qui giornalisti ed altri si stanno mandando una mail dicendo: attenzione signori, se non fate qualcosa noi siamo costretti a denunciare questo fenomeno anche nei nostri paesi di provenienza, e questo per noi è devastante. Dal 2009 ad oggi la polizia provinciale ha sequestrato nelle spiagge del litorale 32.758 pezzi di merce abusiva come giocattoli, creme ed oli. I dati quindi dimostrano l'efficacia di questo potenziamento di forze dell'ordine per la sicurezza. Quest'anno la collaborazione tra Polizia Provinciale e Corpo Forestale dello Stato consentirà una presenza rilevante anche sulle valli e le pinete a ridosso della spiaggia per incrementarne la protezione. Nei prossimi mesi la Polizia Provinciale sarà impegnata sia nelle attività di sicurezza e di contrasto al commercio abusivo, sia in interventi ordinari coordinati dalla stessa Polizia Provinciale, con i comandi di tutte le polizie municipali dei comuni del litorale della provincia di Venezia. Noi crediamo che oggi l'impegno della provincia debba essere concentrato proprio su una visione di area metropolitana, e quindi cerchiamo per ogni settore che ci occupiamo, vedi ad esempio la sicurezza, grazie al fatto che abbiamo un corpo di polizia provinciale di professionalità ma anche di dialogo con tutto il territorio, e l'abbiamo dimostrato proprio con il progetto del contrasto al commercio abusivo, di cominciare a ragionare in una visione senza confine del territorio ma anche senza confine rispetto a quelle che sono le competenze, e quindi sentirci forza dell'ordine e come tale rispondere a quelle che sono le priorità e i bisogni che il territorio manifesta attraverso i cittadini o attraverso quella che è la priorità del territorio, nel caso specifico del litorale, ad esempio legata al turismo. Quindi riuscire con la presenza della provincia e della futura città metropolitana ad esserci per affrontare i temi della sicurezza, che vanno a ricadere su un'immagine di turismo che noi vorremmo tenere alta da un punto di vista di eccellenza dei servizi e della qualità dei servizi, che passa anche attraverso la sicurezza, io credo che non possiamo astenerci dall'esserci e non possiamo nemmeno non caricare quelli che sono gli enti locali nel lavorare su questo settore, che purtroppo ha bisogno oggi di interventi molto più significativi, ad esempio anche da parte della regione. Quindi non possiamo pensare di affrontare il commercio abusivo senza cominciare anche a lavorare su quella che è la legge del commercio, che purtroppo invece ha trascurato quello che è il problema delle spiagge durante la stagione. Come non possiamo non chiedere oggi alla regione di affrontare il tema della sicurezza anche legata al controllo delle spiagge in una visione assolutamente più allargata.